Scarlett Martini a Genova, la risposta italiana ad Aretha Fontis, una figura che ha saputo elevare, diciamo, la materia del burlesque, a portarla in termini internazionali anche con un livello superiore anche di classe e di capacità. Come ci sei arrivata a questo livello e quali saranno le tue prossime tappe? Allora, io sono arrivata per gioco, perché una volta in Inghilterra ho visto uno spettacolo, in Italia ancora 12 anni fa non si sapeva neanche cosa fosse il burlesque, e l'ho visto e mi sono innamorata di questa cosa che non sapevo neanche come si chiamasse, e ho iniziato appunto ad avvicinarmi a questa cultura, a fare workshop, a studiare, a vedere video, e piano piano ho iniziato anche ad andare sul palco e quindi a fare spettacoli, e da lì poi a viaggiare, a fare spettacoli all'estero, tour, sempre cose più grandi. Adesso ho anche una scuola a Roma. E nulla, adesso sono qui a Genova, sono contentissima perché, diciamo, è un po' una prima invasione del burlesque a Genova, è uno dei primi eventi che facciamo, e quindi insomma il pubblico, sono curiosa anche di vedere come risponderà, perché la comunità swing è molto grande, e quindi insomma speriamo anche il burlesque. E poi avrò un tour negli Stati Uniti, avrò anche altre cose sempre sia in Italia che in Europa, e quindi si lavora tanto. Ecco, il burlesque è diventato famoso proprio grazie a Aretha Fontis, alla sua coppa di champagne eccetera. Però il burlesque è anche cultura, è una cultura che arriva dagli inizi del Novecento e poi si è evoluta in questa forma di spettacolo. Sì, è una sottocultura in qualche misura, perché appunto non è mainstream. Aretha Fontis è riuscita a renderlo un prodotto commerciale, è stata una brava comunicatrice sicuramente, e quindi adesso tutti sanno cos'è il burlesque a grosse linee. Diciamo, lei è l'immagine di quello più glamour, più scenografico, più insomma sui grandi riflettori. In realtà il burlesque si fa anche nei piccoli club, nei locali molto underground, è come un circo, no? Che poi ha sotto tante categorie, quindi ci sono ragazze bellissime, elegantissime come Aretha Fontis, ci sono ragazze super tatuate con i capelli verdi, piene di piercing, ci sono ragazze grasse, magre, alte, basse, quindi non è un vero canone, no? E c'è tutta una cultura appunto legata alla cultura dei tatuaggi, della musica rockabilly, della musica swing, punk, sono molte le categorie, e appunto è bello proprio scoprire, no, tutte queste categorie. È vero, parte nell'Ottocento assolutamente non come spogliarello, ma come critica sociale, quindi la burla. In realtà quello che ne è rimasto è proprio questa burla, no? Questa presa in giro, questa ironia, e di scherzare, di giocare, in questo caso con la propria femminilità e con la propria sensualità, ma in maniera appunto in chiave consapevole ed ironica, non seriosa. Senti, il web ha rilanciato molto, peraltro, questa perché ovviamente è spettacolare, molto, certo, particolare, ma poi ha anche evoluto le tipologie, penso alle Suicide Girl, che sì. Quindi insomma ha messo ulteriori sottoculture. Sì, ma va tutto bene, no? Finché appunto è il burlesque, la cosa bella è la libertà d'espressione. Non è, ad esempio, la danza classica, no? Gli altri tipi di danze sono molto hanno un codice molto stretto, no? Sono discipline molto regolamentate. Il burlesque è una commissione tra teatro, danza, espressività, circo, è veramente un enorme calderone di tante cose, ed è molto aperto alle contaminazioni, e questa è la cosa bella. Quindi se c'è una ragazza che sa fare la contorsionista, lo inserisce all'interno dello spettacolo, benissimo. Io ad esempio mangio il fuoco, lo inserisco negli spettacoli. Se una ragazza vuole appunto fare servizi fotografici come Suicide Girl, è comunque, no, legata a un certo tipo di estetica, è vicino come estetica, quello sicuramente.